Dalla memoria rende liberi di Enrico Mentana e Liliana Segre. Il 25 aprile 1945, proprio come ci avevano anticipato quei ragazzi francesi, gli eserciti americano e russo si congiunsero a Ludwigslust, una cittadina a una settantina di chilometri da Malchow. Non ci ammazzarono, ma ci fecero di nuovo uscire dal campo, come ad Auschwitz. Con la differenza che da Auschwitz, come avrei appreso più tardi, eravamo partiti in 58.000, mentre a Malchow non eravamo più di 300. Tra noi superstiti c'erano almeno 60 prigionieri in fin di vita. Erano talmente stremati che le SS non li misero in fila per la marcia. Li lasciarono nel campo a morire. Uscimmo da Malchow uno degli ultimi giorni di aprile, chiedendoci: e adesso? Per quanto riusciremo a camminare? Non ce la facciamo più. Ma il desiderio di varcare quel cancello ci rimise in piedi e una volta fuori cominciammo non so come a marciare. Ci trascinammo, non ricordo se per mezza giornata, un giorno oppure due. Su quella strada spuntava l'erba e con una fatica immensa ci chinavamo per raccoglierla e portarla alla bocca, ma non avevamo neanche la forza di masticarla, finché non ci imbattemmo in un cavallo morto. Ragazze, ma questa è carne, disse una di noi. E così, come lupi, ci avventammo su quella bestia. Avvicinandola alla bocca con le mani, addentammo la coscia dell'animale che doveva essere morto da poco e ci sentimmo finalmente percorse da una forza immensa. Fu una scena raccapricciante, ma al momento non ci feci alcun caso. Ero talmente affamata che non mi sarei mai tirata indietro. I tedeschi ci lasciarono fare, ormai anche loro erano in fuga. Era il 1° maggio e marciavamo in condizioni orribili. Molte di noi avevano ancora le bocche e le mani sporche di sangue di cavallo. Attraversando un villaggio, per la prima volta vedemmo aprirsi le case. Lungo il tragitto da Auschwitz a Ravensbrück, quando percorrevamo a piedi le strade di qualche paese, i tedeschi ci evitavano. Si barricavano dentro le loro abitazioni, tenendo porte e finestre chiuse. Ora invece, gli abitanti dei villaggi si riversavano in strada, caricavano sui carretti tutto quello che potevano e si univano a noi. Ormai la zona stava per cadere sotto il controllo russo e la gente fuggiva terrorizzata. Anche i soldati, per la paura, abbandonavano le armi, le divise, i loro cani e si vestivano in borghese. Le SS erano in mutande e cercavano abiti civili. Non eravamo pronti ad assistere a quella ritirata, per quanto i francesi ci avessero detto che la disfatta per i tedeschi era alle porte. L'emozione ci stravolse. Oddio, cosa succede? Ci chiedevamo. Cosa dobbiamo ancora vedere? Tornano a casa. Erano quegli stessi che anni dopo avrebbero dichiarato di non sapere niente di quanto era successo. Uomini che tornarono alle proprie case e riabbracciarono i loro bambini dopo averne uccisi 1,5 milioni dei nostri. Ricordo di aver visto il capo del campo buttare la pistola per terra. Era un uomo terribile, crudele, che picchiava selvaggiamente le prigioniere. E in quel momento una parte di me avrebbe voluto raccogliere la pistola e ucciderlo. Fu un istante di vertigine, durante il quale mi sembrò che si fossero invertite le parti, forte io e debole lui. Guardavo l'arma, feci per prenderla convinta di potergli sparare, sicura che ne sarei stata capace. La vendetta mi sembrava a portata di mano, ma di colpo capii che non avrei mai potuto farlo, che non avrei mai saputo ammazzare nessuno.
Questo fu l'attimo straordinario che dimostrò la differenza tra me e il mio assassino. E da quel preciso istante fui libero, veramente libero, perché ebbi la certezza di non essere come lui, di essere un'altra cosa. Era un'altra l'etica che avevo imparato dalla mia famiglia, l'etica del rispetto, una cultura di vita, non di morte. Che tornasse pure a casa sua, ma che le sue notti fossero terribili e popolate dai fantasmi di chi aveva ucciso. Sopravvissuta per ricordare. Con il passare del tempo compresi che quei 5 anni di depressione non erano trascorsi invano. Quella lunga solitudine, la solitudine del malato, fatta di giornate senza tempo trascorsi a far nulla nella mia camera da letto, senza un impegno per il giorno dopo, non fu solo una parentesi di passività, come mi era sembrata mentre la vivevo. In quel periodo la mia testa lavorò moltissimo, a livello più razionale che emotivo, ed emerse in me un'altra consapevolezza. Capii che non avevo fatto il mio dovere. In tutte le fasi della mia vita ho sempre pensato di aver fatto il mio dovere. Sono stata una brava moglie, una brava madre, una brava cittadina che ha sempre pagato le tasse e non ha mai fatto del male a nessuno. Per questo, nel limite del possibile, non ho mai avuto troppi rimorsi, ma durante gli anni della depressione, la consapevolezza di non aver fatto tutto quello che una sopravvissuta doveva fare si infranse su di me come un'onda altissima. Mi dicevo, c'è un mondo che parla di cose che io ho visto con i miei occhi e io non ho il coraggio di dire la mia? Ma io sono una testimone. Ho una responsabilità diretta nel tramandare la mia storia. Ero sicura che avrei potuto fare qualcosa, però non sapevo come.
un cielo. Ho visto con occhi, ho udito con orecchi di chi ora cieco, muto, parla. Piccole mani scivolano da altre più grandi, carezze muoiono, i sorrisi si spengono, poi ritornano. Io non c'ero, ma davanti al viso ossuto mia sento la colpa dell'umano e chino, desidero perdono.